I Cavalieri Templari li conosciamo tutti. Furono l'ordine monastico che si costituì con i primi 9 monaci nel Tempio di Salomone, intorno al 1119, con il compito di assicurare l'incolumità dei pellegrini verso Gerusalemme. E furono anche tra i protagonisti delle crociate, forse gli unici eroi positivi di quegli avvenimenti. Ma prima dei Templari, a Lucca, venne fondato l'ordine di San Jacopo o del Tau, forse da Matilde di Canossa, e che aveva il compito di ospitare i viandanti che percorrevano la via Francigena per recarsi a Roma, ma che ben presto assunse anche una funzione armata e militare, tanto da diventare una sorta di polizia religiosa che proteggeva i pellegrini da rapine ed assalti di ogni genere. Il loro nome deriva dal lungo mantello nero che i frati indossavano e sul quale era la croce taumata, a forma di punteruolo, simile alla lettera tau greca. Questa croce di origini remote, secondo alcuni, si riteneva rappresentasse la lettera iniziale della parola Cristo. Quindi, effettivamente, i Cavalieri del Tau furono in assoluto il primo ordine monastico guerriero. Ma questo non toglie nulla né a Bernardo di Clairvaux, il domenicano che scrisse la prima regola templare, né ai Templari stessi. Di questi si dice che uno dei loro scopi fu la ricerca del Santo Graal, ma ne siamo proprio sicuri? Se ti affascinano queste storie, leggimi nel romanzo storico Tra fantasia e realtà degli Untori della Luce Nera. Sono convinto che ti piacerà.